La ricorrenza di Sant'Anna è molto sentita anche in provincia di Isernia e in particolare a Pescolanciano, dove uno dei momenti di maggiore suggestione e coinvolgimento popolare è rappresentato dalla sfilata dei covoni. Sulle case e per le vie del paese spiccano degli addobbi realizzati con le spighe di grano. E questo un modo originale per ringraziare la santa che oltre due secoli fa evitò che il terremoto facesse una strage in paese. Quest'anno sono 210 anni della festa di Sant'Anna, che nasce appunto all'indomani del terremoto del 1805, quando dalle 2 del mattino e per tutta la giornata del 26 ripetute scosse di terremoto piegarono il paese, castello distrutto, insomma rovinato, varie case battute e alla fine soltanto, anche se sono 4 persone che morirono, però il paese ringraziò Sant'Anna per lo scampato pericolo, perché rispetto ai guai che aveva, che aveva dato il terremoto, insomma, erano riusciti a salvarsi. Anche i giovani dimostrano di essere legati a Sant'Anna. Oggi ci sono loro in prima linea a portare avanti questa tradizione. Anche quest'anno finalmente siamo arrivati a questo appuntamento che ormai da ben 210 anni portiamo avanti questa tradizione, la festa di Sant'Anna, e a noi tutti pescolancianesi molto al cuore. Sicuramente è molto impegnativo, ci vuole molto impegno, però siamo un gruppo di ragazzi, abbiamo tanta voglia di fare. E piano piano ci stiamo allargando, quindi contiamo che nei prossimi anni di diventare un bel gruppo ed essere ancora più forti di come siamo. Per coinvolgere ulteriormente le nuove generazioni, quest'anno si è pensato anche di organizzare dei corsi particolari. Abbiamo proposto sia la mietitura del grano, per far vedere e per far conoscere ai ragazzi come veniva mietuto il grano nel passato, dopodiché abbiamo tenuto pure delle lezioni per fare queste trecce. E sono venute due donne ad aiutarmi, perché non tutte le trecce sono uguali, quindi sono venute due donne per far vedere la differenza tra la mia treccia e la loro treccia e per far vedere come si addobbano e come potevano essere utilizzate queste trecce. Dio onnipotente.